Van der Werf. Signor Van der Werf! Signor Van der Werf! Cosa succede? Ma niente, stiamo per arrivare. Ah, buongiorno. Buongiorno, signore. Ecco. Potete andare, non ho più bisogno di voi. È il mio segretario. Il fatto è che portarsi dietro dei valori è una preoccupazione. Ah, lo credo. Comunque il suo è un sistema ingegnoso. Dobbiamo adottarlo anche noi, Fernando. Infatti è un'idea. Permettono? Teodoro Van der Werf. Francisco Lopez. Mia moglie, il signor Ximenes. Molto piacere. Lietissimo. Chiedo scusa, signore. Prego. Il polso mi fa un male. È vero. Arrivederci. Buongiorno. 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 Niana. Andiamo. A lui. Pure la principessa, vero? Beh, non ha letto i giornali? È stato proprio un bel volo. Congratulazioni. Ma veramente sono io che dovrei congratularmi con lei, signor Gutierrez. E infatti io parlavo a me stesso. Buongiorno, Tina. Benvenuta a Rio. Dio mio, siamo già arrivati e io sono ancora così. Sei sempre splendida. Ma potevi avvisarmi prima. Non mi sono mai mosso dal posto di pilotaggio. Già, e mi hai lasciata dormire sola tutta la notte. Abbiamo tutta la vita per stare insieme. Sì, ma questa notte ci tenevo. Sai, non ho mai fatto l'amore in aereo. Neanche io, tesoro. Ma anche per questo avremo tempo. Il principe von Raunacher.
Lei chi è? Avvocato De Fonseca, dello studio Perez e Però. Ah. Mia moglie è arrivata. L'aereo personale del signor Gutierrez è arrivato pochi minuti fa. E c'è anche la principessa a bordo. Sbrighiamoci, ogni minuto è prezioso. Signor Gutierrez, fermo per favore! Grazie, ancora una, prego! Salve ragazzi, buon divertimento. Che fai, te ne vai? Non vieni con noi? No, ho appuntamento con una collega. Radiotelegrafista o pilota? Ho detto una collega. Ciao. Ciao. Come stai? Come va? Oh, cara. Da dove venite? Io da New York. E io da Hong Kong. Siete riusciti ad ottenere il turno di riposo? Sì, io sì. Ho dovuto penare per tutto il mese, ma l'ho avuto. Oh, bene. Faremo pazzie, vedrete. 3 giorni di carnevale a Rio valgono un mese di vacanze in qualsiasi altra parte del mondo. Ah, dovrai organizzarci un buon programma, altrimenti... Non aver paura. Saranno 3 giorni indimenticabili. Speriamo anche 3 notti. Gutierrez, per lei ho riservato gli appartamenti presidenziali. Questo è l'appartamento della signora principessa. A presto, amore. Ciao. E questo è il suo, signor Gutierrez. Grazie, Oscar. Prego. Ben arrivato, amore. Gina, tesoro. Non è tutto meraviglioso? Sì. Vieni a vedere. Guarda. Guarda che incanto. Hai mai visto niente di simile? È fantastico. E pensare che mio marito mi costringeva a passare 10 mesi all'anno in un tetro castello pieno di teste di cinghiali imbalsamate e di corna di cervo. No, non qui, cara. I fotografi sono sempre in agguato, lo sai. Ecco, vede, principe, da qui si domina completamente il Copacabana Palace. Le ho affittato questo appartamento così lei potrà sorvegliare le stanze presidenziali che sono lì di fronte e che in questo momento ospitano la principessa, sua moglie e il signor Gutierrez. Ecco. Inoltre, principe, mi sono assicurato la complicità di un cameriere del Copacabana Palace che ci terrà informati di qualsiasi movimento dei due amanti. Beh, amanti, poi. Mi scusi, sono stato un po' brutale. Volevo Grazie. Dire che forse non lo sono ancora. Io mi auguro che la cosa non avvenga. Ah, ma allora lei non ha capito proprio niente. Deve avvenire. Ci mancherebbe che avessi fatto un viaggio inutile anche questa volta. Avrà già provveduto ad avvertire la polizia, spero. Sì, io sono già d'accordo con il commissario del quartiere. Una telefonata al momento giusto e li pizzichiamo. Mm? Scusi l'espressione. Sono più di 2 anni che spero di sorprendere mia moglie in flagrante. Cameriere? Per favore. Tutto sul conto della stanza 141. Date qualcosa a questo bravo giovanotto. Ma mi spiacente, signor Van der Werf, ma non ho ancora cambiato i nostri traveler's checks. Quante volte vi devo dire che la prima cosa da fare quando si arriva è di procurarsi la valuta del paese? Ma, giustissimo, signore, provvederò immediatamente. Io torno subito. Quanto hai in tasca? Bastano appena per le sigarette. Non ti preoccupare, hai appesantito la borsa? Sì. Con dei giornali. Bene, allora andiamo. Un buon generale, prima di attaccare, deve ispezionare il campo di battaglia. Se troviamo questo, siamo a posto. E questo chi? Tom Jobim. Chi è? Il famoso musicista, quello che ha composto le musiche del film Orfeo Negro. Ah, e che ci hai fatto? Affari miei. Oh. Tom? Oh, Tom, caro, come stai? Sono Ines. Ines da Silva. Ci siamo conosciuti a Lisbona, ti ricordi? Ah, ti ricordi? Sì, sono qui a Rio con 2 mie amiche.
Sei la prima persona alla quale telefono. Potresti anche dire che non siamo due vecchie. Vogliono che ti dica che sono anche carine. Va bene, vi aspettiamo, a presto. Che tesoro, telefona Bonfà, un altro musicista, e a un loro amico. Passeranno a prenderci per portarci al mare. Forza ragazza, andiamo a darci belle. Tutto a posto. Buongiorno. 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 Oh. Come va? Buongiorno. Ecco la chiave, grazie. Prego. Ecco. Bene. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, signora. Prego. Bentornato, signor Van der Werf. Caro Victor, avrei bisogno di una cassetta di sicurezza. Devo depositare una borsa ecco di valori. Appartamento numero 140. Accomodi pure, signor Van der Werf. Grazie mille. Venite. Ma sarà sicura questa cassaforte? È a prova di bomba, signora. Ah, non ho paura delle bombe, ho paura dei ladri. Appunto, signora, è a prova di bombe e di ladri. Stia pure tranquilla, può fidarsi. Casseforti perfette come queste del Copacabana non si trovano neppure nelle più moderne banche. Vero, Victor? Il signor Van der Werf, c'è onore della sua fiducia e ha ragione. In 30 anni che faccio questo servizio non è mai avvenuto nulla. Speriamo che non avvenga quest'anno, vero, cara? Ha voluto portare tutta la collezione al completo. Ma se i gioielli non si mettono addosso, allora che cosa servono? Ah, giusto, signora, ha detto una grande verità. Raymond. Vogliamo andare? Arrivederci. Arrivederci. Gran bella donna. Sono peruviani. Perù. Paese molto ricco. Gente che sa vivere, quella. Ecco fatto. Andiamo. E allora? Tutto bene, i dispositivi di sicurezza sono gli stessi dell'altr'anno. Meglio così. Poca fantasia questa gente. Sempre miglior. Su. Casa da bagna sempre miglior. E dimmelo, parla. Casa da bagna sempre miglior. Ma dimmelo. Casa da bagna se... Ma sì, buono, su. Da bravo. Che diavolo stai facendo? Voi due, qui di nuovo, fuori di qui. Non voglio neanche vedervi, fuori, fuori di qui. Ah, bel modo questo di accogliere dei vecchi amici. Amici? Ah, non vi ricordate, eh? Un anno fa mi avete piantato qui a Rio senza un soldo. Dai, che acqua passata. Sì, Raimondo, vedi se c'è qualcosa da bere. Sì. E non si potrebbero spegnere quei due cosi? Fa un caldo qua dentro. Non credo di intimidirmi con il tuo fare da gran signore, sai? Tanto non voglio più avere niente a che fare, né con te, né con te. Io sono un galantuomo, il mio passato non esiste più. Galantuomo, ce l'hai qualcosa per aprire la bottiglia? Perciò è meglio che me ne andiate. Via. Quindi tu dici che ti abbiamo piantato qui in Brasile, senza un soldo, senza niente, e poi siamo spariti. Ma perché? Non è vero, forse? Rifacciamo brevemente la storia di quella notte. È passato un anno, ma la ricordi in ogni suo dettaglio. Come d'accordo?
Esattamente alle 5 del mattino, noi eravamo davanti alla porta della camera corazzata con i sacchi per i gioielli, vero? E tu a mezzanotte dovevi entrare nella cella frigorifera e, protetto dalla musica della festa, dovevi cominciare a fare il buco nella parete per aprirci la camera corazzata dal di dentro. Non è così? Dalle 5 alle 7 abbiamo aspettato. E tu non hai aperto. Perché non ti abbiamo più visto? Dillo, perché? Era tutto calcolato. Sì. Tutto calcolato, meno una cosa, che il signore non aveva pensato che le porte del frigorifero a mezzanotte e mezza si chiudono automaticamente, sicché la temperatura passa da 5 a ben 35 gradi sotto zero, capito? 35 gradi? Sì! Ma come intendi, mortacci tuoi? Sono rimasto subito congelato, così mi hanno trovato stecchito la mattina in mezzo ai maiali e mi hanno preso per un matto e mi hanno portato all'ospedale. E devo ringraziare il sole del Brasile che mi ha sciolto. Già, perché voi due col cavolo che mi avete cercato, eh? Oh, per tre giorni ti abbiamo cercato. Ma poi il carnevale era finito e devo ringraziare Teodoro, che ha avuto una delle sue solite trovate geniali. E abbiamo venduto il tuo biglietto di ritorno e abbiamo saldato l'albergo. Comunque, questo prova inequivocabilmente che la tecnica dello scasso, della fiamma ossidrica, delle seghe circolari ha fatto il suo tempo. Ma... per fortuna, il mio cervello ha elaborato un piano che nella sua assoluta semplicità è un vero capolavoro. Io ti ringrazio, ma per me il passato è morto e sepolto. Io qui mi sono sistemato, sto bene, ho un lavoro, guadagno benissimo, guadagno abbastanza. Ho una donna che mi ama, insomma, non mi manca niente. Mi contento di quello che ho. Il nostro dovere noi lo abbiamo fatto. Era un affare studiato insieme e era giusto attuarlo insieme. Non mi interessa. Comunque vi auguro di riuscire. Però non contate su di me. Come preferisci. Vieni, Raimondo. Io non voglio forzare nessuno. Ma dimmi, che stai combinando con quel pappagallo? Ah, è un gioco a premi, un quiz televisivo. Una ditta ha bandito concorso. Un pappagallo deve dire in 30 secondi, casa da bagna sempre miglior. Ma nessuna bestiola si è riuscita finora e sapete perché? Io l'ho scoperto. Perché nello studio televisivo con tutte le luci accese e il presentatore in abito da sera, la bestiola si sente confusa, spaesata. E allora io sto abituandola, vedi? Casa da bagna sempre miglior. Casa da bagna sempre miglior. Ma senti, se il pappagallo dice quel che deve dire, che ci guadagni? 500.000 cruzeiros. 500.000 cruzeiros? Ma dimmi un po', e tu fai tutto questo traffico per 500.000 cruzeiros? Carlo mio, come ti sei ridotto? Carlo! Che c'è? Ti vuoi sbrigare, sì o no? Un momento, sto allenando la bestiola! Vieni a lavorare! Gran bella donna. Sì, ha anche un bel carattere forte. Un po' autoritaria, mi sembra, vero? Appunto, per cui è meglio che sparite subito. Lei non sa niente di quello che facevo prima. Voi due lavorate insieme? Sì, lei fa la cassiera al Florida, un bar vicino. Io faccio lo sguardo. Sono il direttore. Ah, già. Beh, andiamocene. Non c'è più speranza di recuperare il nostro amico. Lasciamolo al suo pappagallo e alla sua donna. La gloria e il denaro non sono cose per lui. Ciao! Sai, sono contento che Carlo abbia rifiutato. Così dividiamo solo noi due. Imbecille, senza di lui il colpo non si può fare. Ma bisogna come? Avere in tre, capito? Ma l'hai sentito? Non ci sta, come lo puoi obbligare? Questo lo vedremo. Andiamoci a prendere un caffè adesso. No, momento. Contiamoli. Il caffè, se ancora non l'hai capito, lo andiamo a prendere al bar Florida. Oh.
Os teus olhos promessa dizem coisas de amor. O mar em silêncio adormece e da areia se esquece, deixando as gaivotas a canção desse amor de nós dois. Guardate ragazzi, ha avvocato! Andiamo, presto! Dove? Sì, presto! Corriamo! Sì, guardate, sì, è tutto così bello qui. La musica, il mare. Grazie di aver accettato di venire qui. Forse tu e le tue amiche preferivate restare a Rio a godervi il carnevale. No, io sognavo venendo a Rio di trovare un posto come questo. E di rivederti. Sei molto gentile. Deve essere mia moglie. È andata a fare la spesa. Senza di lei non potremo mangiare. È Anita, la moglie di Tom. Oh, Anita! Oh. Anita! Ciao! Ciao. Ciao. Guarda cosa ho preso. Che bello. Portalo in cucina. Anita, Ines, Lucia, Laura. Un piacere. Mio marito mi ha raccontato di quanto lei sia stata gentile con lui a Lisbona quando era ammalato. Sì, quando è arrivato all'aeroporto aveva un po' di influenza, così gli ho dato una pillola. Adesso capisci perché agli uomini piace tanto viaggiare in aereo? Allora, chi di voi mi aiuta a preparare il pranzo? Ines. Ah, Ines è bravissima a far da mangiare. Benissimo, e mentre voi fate il bagno noi andiamo a cucinare. Facciamo un tuffo? Forse. Andiamo. Per favore, mi dà un pacchetto di polmoni. Su, paga un po'. Grazie. Ma in fondo bisogna capirlo, mettiamoci nei suoi panni. Carlo è un ragazzo semplice, troppo modesto. È il tipo che si accontenta di poco. Capisco che l'affare lo preoccupi, si tratta di milioni di dollari. Forse ha paura di rimanere deluso. Per noi la cosa è diversa, noi abbiamo la certezza matematica che l'affare si concluderà. Ma Carlo no, non ha capito. Ecco perché non ha accettato. Sediamoci. Sì, sediamoci. Mi scusino, signori, non vorrei essere indiscreta, ma loro stavano parlando di Carlo Rebecchi. Mm. Sì, perché lo conosci? È il mio fidanzato. Oh, oh. Ah, complimenti. Raymond Brissat. Piacere. Teodoro van der Veer, sono onorato di conoscerla. E le dirò che vedendola riesco a spiegarmi un mucchio di cose. Vedi, mio caro Raymond, ecco la ragione per cui il nostro amico non ha accettato. Lui ce l'ha già il suo tesoro. Mi scusi, ma io non capisco. Mia cara signorina, quando un uomo ha la fortuna di avere una donna come lei, a che serve il denaro? Lei ha in sé, mia cara, tutte le ricchezze del mondo. Oh, i soldi servono sempre. Non ce ne sono mai a sufficienza. Due caffè, per favore. Accomodatevi, prego. Grazie. Tra poco Carlo dovrebbe arrivare. Non vorrei proprio che perdesse una buona occasione. Thank you.
Su, sbrigati, vai a servire quei signori, svelto. Vai. Carlo è tanto caro, ma quanto agli affari... Sì, non è facile convincerlo. Ah, finalmente ti si vede. Con latte o senza latte? Oh, come preferisce lei, signor direttore. Hai una fidanzata veramente affascinante. L'abbiamo conosciuta così per caso, sai? Proprio per caso, ed è stata una fortuna. Loro non si occupano di pappagalli. Oh, andiamo, bella fanciulla, non dica così. Chissà quanti pensieri ha per la testa il suo fidanzato. Bene, adesso noi ce ne dobbiamo andare. Avanti, Raymond, paga. No, non se ne vada via così presto, la prego. Anzi, sia gentile, signore. Mi parli un po' del lavoro che ha proposto a Carlo. È inutile parlarne, gli ho già spiegato io che non posso. E io invece voglio parlarne. Non insistere. Tu sta zitto, lascia parlare il signore. E di che lavoro si tratta? Beh, non è facile da spiegare così in poche parole. Beh, si tratta di un grosso affare, un trasferimento di capitali. Trasferimento di capitali? Sì. E tu perché non hai accettato? Perché è un affare troppo grosso, rischioso. Oh, ma che c'entra? Questo si capisce. Si sa che dove c'è guadagno c'è rischio. Dico bene. Ma non dice bene, dice benissimo. Si tratta di un affare di borsa complicato. Si può anche andare in galera. Oh, andiamo, in galera ci vanno a finire i ladri. Non è vero, signore? È quello che predico invano da anni. Ma, Maria, se fosse un affare sicuro, l'avrei subito accettato. Il fatto è che così com'è può anche finire male. È vero che può finire male. Ma che cosa ne sai tu? Del resto, si fa presto a sapere se l'affare andrà bene o andrà male. Darlo al santone. Che santone? Santone? Anche il santone della Macumba si voleva adesso. La Macumba? Oh. Non ci scherzare su queste cose. Mi ascolti, signore. Chi non è brasiliano non può capire, ma io ci credo in modo assoluto. Gli spiriti della Macumba mi hanno sempre detto la verità, sempre. Oh, interessante. Certo. E quando si può sapere la risposta di questi spiriti? Oh, beh, questa sera stessa. Anzi, possiamo andarci tutti insieme, no? Bene, d'accordo. Maria? Oh, scusatemi. Senti un po', e se gli spiriti dicessero di no? Sta tranquillo, gli spiriti non si compromettono mai. Sì, certo, principe, le illustro immediatamente la situazione. Beh, ecco, le dirò, se non lo vedessi con i miei occhi non ci crederei. Il posto è qualcosa di meraviglioso. L'aria freschissima, i prati verdissimi, lo scenario una fantasmagoria di colori. Ma tutto passa in seconda linea di fronte alla bellezza unica, statuaria della principessa. Sì, il signor Gutierrez è là, sì, è là sul campo, sta giocando al golf, sì. La principessa sta facendo il morto. Galleggia come una ninfea. Sì, certo. No, ecco, adesso improvvisamente si è rianimata. Sì, sta nuotando verso il bordo della piscina con lunghe bracciate. Principe, è uno spettacolo indimenticabile. Mi dispiace che lei non sia qui a vedere. No, mi creda, principe, non... Sì. Certo, mi scusi. Sarà il caldo. Comunque lei stia tranquillo, principe. Io non la perdo di vista un istante. Sì, sì, certo, certo. Anche il signor Gutierrez. È incredibile. Uno ha un pezzo di donna così... E che cosa fa? Gioca al golf. No, un fiammifero. I don't understand. Oh, povera Ines, non se l'aspettava proprio. Ah, neanch'io. Basta una moglie per rovinare tutto. Ma hai ragione. Squagliamoci con questi due. È un'idea. Andiamo a ballare in qualche posto. Sta arrivando qualcuno. Ah, sono le mogli di Luisa e Carlos con i bambini. Luis! Carlos! Sono arrivati!
Questo scherzo non ce lo dovevi fare. Non potevi informarti prima se erano sposati? Ma che ne sapevo io, no? Avvocato, telefoni alla polizia. Perché? Non faccio domande, chiami la polizia. Mi faccia vedere. Accidenti. Tu, faccia come le ho detto. Ma scalzone farabutto. Ma insomma, avvocato, vuole telefonare o no? Sì, sì, sì. Ecco, io telefono alla polizia, intanto lui... Venga qui. Non occorre telefonare, avvocato. Ma è il massaggiatore. Ah, sì? Meno male. Come meno male? No, volevo dire... Mi pareva impossibile dopo una giornata simile. Sono stanco io che lo sono stato a guardare. Figuriamoci lui. Tesoro, ne hai per molto? No, una mezz'ora. Una mezz'ora? Sì, poi 20 minuti di doccia scozzese, 40 di rilassamento generale e sarò fresco come una rosa. E io che faccio intanto? Ma tesoro, sdraiati, mettiti coi piedi più alti della testa, così sarai in forma anche tu per il ballo dello Yacht Club. Ma ci vuoi proprio andare? Ma che domanda, tesoro, è uno dei tre balli più importanti del carnevale, non puoi mancare. Vedrai come ti divertirai. Non si eccite, signor Gutierrez, si rilassi. Sì. Carnevale è bello solo alla televisione, pensate, essere in mezzo a tutta quella folla. Oppure nelle sale da ballo dove tutti si agitano e si divertono. Se abbiamo appena cominciato, tesoro. Mi gira la testa. Non riesco proprio a tenerti dietro. Non ne posso più. Ma non sei felice? Non senti la gioia di vivere, di poter fare tutto quello che ci viene in mente? Esprimi un desiderio e lo realizziamo. Davvero? Sicuro. Senti, vuoi fare una cosa per me? Sì. Portami via di qui. Torniamo in albergo. Vuoi? Certo. Che ve ne stavate andando. Proprio così, ci annoiavamo, vero caro? Anche noi ci annoiavamo. Spezziamo la monotonia di questa festa facendo qualcosa di divertente. Sarebbe? Una gara di slalom con gli sci. No, no, no. Lo perdi tempo, lo sai. Ti ho sempre battuto. Una volta, caro, adesso sono convinto di vincere. Proviamo, che ti costa? Ti prenderò almeno 2 secondi a giro. E allora coraggio, il motoscafo è pronto, gli sci anche, che aspettiamo? Sentite, non si potrebbe rimandare a domani. Ah, le cose inutili è meglio farle subito. Avanti, avanti, su, è deciso. Scusa, caro, l'ha voluto lui. E sarebbe lui quello che può dirci se il nostro affare andrà bene? Sì, proprio lui, il santone. Beh, allora chiediamoglielo subito. A me questa musica, tutte queste candele mi fanno una certa impressione, sicuro. Ma non può sapere ancora nulla. Lo spirito entrerà dentro di lui e parlerà per bocca sua, ma potrà entrare anche dentro qualunque altro se lui lo vuole. Stai calmo. Io ho parlato del nostro affare per avere la risposta. Ah, ecco. Ma che cosa?
È dominato dallo spirito di Oxossi. Ma che cosa gli ha preso? Perché fa così? Sembra che fatichi. Traballa come uno che porti un peso. Perché Oxossi, per purificarlo e far sì che sia degno di conoscere la verità, ha fatto entrare in lui l'anima di Cromado. Carlo, su, caro, sveglia, sveglia. Che succede? In te è entrato lo spirito di Cromado. Oh, che male. Non sai quanto sei fortunato. Cosa grazie, fa? Grazie mille. Allora, che cosa ha detto Oxossi? Ha detto... Che cosa? Ha detto che tutto andrà... Sì, ma come andrà? Bene, male? Che tutto andrà come deve andare. Oh, magnifico, splendido. E c'era bisogno di tutte queste fesserie per sapere che le cose andranno come devono andare? Tu non puoi capire, povero Raimondo. Adesso sono tranquilla, tutto andrà bene. Mo. La virata del motoscafo era sbagliata di almeno 20 gradi. Per questo sono caduto. Quel mascalzone di Rudy deve aver pagato il pilota. La vegeta lumina è nella valigia. Non ti agitare, tesoro, ti prego, è peggio. Voglio pensare che ero già in vantaggio. Oh, attenta, attenta, tesoro. Ma vedrai che mi rimetto subito in forma. Metodo svedese. 2 ore di ginnastica e massaggi. E yoga con immobilità assoluta per tutta la notte. Cocco, basta faticare, non serve più. Tanto noi diventeremo ricchi anche senza il tuo aiuto. Sbrigati, Carlo. Senti un po'. Questo Oxossi nella sua carriera di spirito non ha mai sbagliato? Ma che dici? Oxossi è infallibile. Sai, io non te l'ho mai detto, ma fu lui che mi predisse che un giorno ti avrei incontrato. Oh. E mi ha anche predetto che tu mi sposerai. Ma ha detto proprio così? Certo. Senti, io vado dagli amici a combinare quell'affare. Tu però continua a dire casa da bagna sempre migliore. Hai sentito la previsione del matrimonio? Per me, quello Oxossi... Ecco, mio amore. Firmino.
ancora? Sì, un pochino, proprio dove ho preso la botta. Ma passerà, un po' di ginnastica e passerà. Non ti sforzare, caro. Se no, anche questa notte la passiamo a farti gli impacchi. Riposati. Eccoli, li vedo distintamente. Ci hanno colto di sorpresa. E lei sta qui con le mani in mano. Principe, io non potevo mai immaginare che ci sfuggissero. Ho passato la notte in bianco, in contatto telefonico con Tarcisio, pronto ad intervenire. Ma per via dello strappo muscolare di quelle imbecilli hanno dormito ognuno nella propria stanza. Non c'è tempo da perdere. Prendo un motoscafo e li inseguo. Va bene. Sì, ma come faccio? Non posso mica arrembarli. Li preceda, corrompa qualche marinaio e nel caso intervenga con un commissario. Potrebbero anche passare la notte a bordo. Oh, no. Non è d'accordo? Sì. Beh, e allora che fa ancora qui? Vado subito, lo sistemerò io. Conosco questo mare come le mie tasche. Oh. Adescatrice. Ringraziare Oxossi se sono venuto qui. E tu devi ringraziare Teodoro, che è tutta la mattina che lavora per lui. Dov'è, nei sotterranei a studiare la cassaforte? Uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo economico del Brasile è la mancanza di vie di comunicazione. Ma immense risorse agricole e minerarie rimangono inutilizzate. Ora il mio canale risolverà il problema. E per la sua importanza oscurerà il canale di Suez e quello di Panama. Chiaro? E cos'è? Il sole fa male. Oh, l'ingegner Rebecchi, capita a proposito. Il signor Rebecchi è il mio consigliere tecnico, la signora Lopez. Molto lieto. Il signor Lopez? Sere. E il signor Ximenez? Sere. Ah, l'ingegnere costruisce canali? Affascinante. Beh, sì, a dire il vero mi occupo di perforazioni. L'ingegnere è troppo modesto. Lei è giovane, ingegnere. Però io ho molta fiducia nei giovani, molta fiducia. Allora, caro Van der Weert, noi in linea di massima saremmo d'accordo. È vero, Ximenez? Beh, direi di sì. L'unica cosa è il trasferimento dei capitali. Beh, per quel che riguarda me, mi sarà facilissimo sbloccare quelli che ho qui. Vero, ingegnere? Se lo tenga in testa. Ma no, che dice? Si sta così bene al sole. Oh, venga, venga. Sai, caro, ho pregato il gioielliere di mostrarci la sua collezione di pietre brasiliane. Vuole che l'aiuti a scegliere? Io me ne intendo, sa, di preziosi. Raimond. Sarà meglio che andiamo. Arrivederci. Sì, con permesso. Questo quanto viene? 4 milioni di cruzeiros. È un pezzo raro. È splendido. Sì, devo riconoscere che non è caro. Raimond. Non riesci mai a controllarti. Qui se c'è qualcuno che deve controllarci sono io. Si può sapere cos'è questa storia del canale? Mio caro Carlo, io ho fatto un po' di calcoli. Tra gioielli e denaro liquido il colpo ci dovrebbe rendere dai 5 ai 6 milioni di dollari. Ora, che cosa ne facciamo di 5 milioni di dollari? Come cosa ne facciamo? Tu non ci pensare, ci penso io. Ma lui ci pensa invece, e giustamente. Tu credi che sia facile spendere 5 o 6 milioni di dollari e soprattutto farli fruttare? Ah. Perciò ho progettato la costruzione di un canale. Faremo una grande società per azioni. Un'impresa titanica. Già vedo il mio nome scritto a lettere d'oro. Canale Van der Berg. Che fai? È inutile ormai. Il colpo di sole l'hai già preso. Come? Dai. Ehi,
Vado a prendere qualcosa di asciutto. Oh, ma è lei? Sì, proprio io. Ma che le è successo? Come mai è caduto in acqua? Per guardare lei. Oh, non si sente bene, vero? Vedo che hai i brividi. Vogliamo provare con un massaggio? Eh? Ah, sì, le farà bene. Oh, sì. Come mai non si è fatto vivo tutto il giorno? A bordo con loro. Naufragio. Sta telefonando dallo yacht e la polizia non c'è, ma lei è pazzo. Torni immediatamente a Rio. Certo, con loro. Ma no, non possiamo rientrare, il mare si è alzato improvvisamente, si balla. Anche qui si balla. Sì, stretti l'uno contro l'altro. A viti chiati, sì. Che? Ma se quella cosa succede lì senza polizia, siamo belle rovinati. Mia moglie è una donna strana. Perché risucceda può passare anche una settimana. Eh? Come? Con lei non passerebbe? Caro avvocato, gliel'ho già detto, i suoi apprezzamenti non mi interessano. Sì, sì, io capisco benissimo le sue preoccupazioni. Che sono anche le mie. Ma proprio non vedo che cosa potrei fare. Io la pago, lei faccia l'impossibile per impedirlo. Sì, sì, certo, io farò il possibile, naturalmente. Anzi, lo faccio subito, passo e chiudo. Principessa, era un mio cliente. Sì, ma adesso ho finito. No, dico, possiamo restare qua. Insieme, tutti e tre qua. No, noi siamo stanchi, andiamo a riposare. No, non si può. Non si può perdere tempo. Siamo stati degli idioti tutti quanti. No, 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 lei, principessa, certo, no. Lui. E perché? Perché visto che non si può tornare a Rio per mare, torniamoci per terra, in tempo per il veglione del Copacabana. È un'idea straordinaria. Quanto ci vuole? Mi ci faccia pensare, dunque, 80, 120 fino a Niterói. A Niterói si prende il traghetto che tiene benissimo il mare e si attraversa la baia. Magnifico, fra due ore siamo a Copacabana. Il tempo di cambiarci e siamo in pieno veglione. Ecco. Siamo? No, siete. Perché io di qua non mi muovo. Perché? Perché? E me lo chiedi. Mi permetta, principessa, è un peccato che lei perda il veglione del Copacabana. Se pensi quanti balli ho visto in vita mia. Non mi perdoni, principessa, ma il ballo del Copacabana è una cosa unica al mondo. No, non posso permettere che tu lo perda. Vado subito a far mettere la lancia in mare. Ecco, sì, lui fa mettere una lancia in mare. Scocciatore. È soddisfatto del suo lavoro, eh? Avrei fatto meglio a lasciarla annegare. Adesso non esageriamo. Credi che non abbia capito che è stata tutta una sua manovra per restare solo con me? Sì, lo confesso. No, è che vede lui. Ma perché l'ha fatto? Sono geloso. Come? Che cosa ha detto? Sono geloso. Thank you.
Che donna, Raimondo, amico mio. Ogni volta che torno in Brasile mi sento più giovane. E che gioielli. Carlo, farai in tempo a fare il buco prima che questo ben di Dio torni nella camera corazzata? Ma il buco questa volta non lo deve fare nell'acciaio della cassaforte, mi pare di avertelo già spiegato. Deve solo bucare il soffitto per raggiungere i fili del circuito elettrico di allarme e neutralizzarlo. Preso quell'orologio. Ah, questo è un ricordo di famiglia. Seguimi. Forza, su. Dammi quell'orologio. Miserabile farabutto, mi vuoi rovinare per una simile sciocchezza? Ecco di chi devo fidarmi. È più forte di me, io. E non cercare di riprenderlo, chiaro? Ah, ecco trovato il quinto. Buonasera. Buonasera. Come va? Anche voi avevate la stessa idea? La festa sta diventando monotona. Una partita a poker non guasta. Signor Morton, le presento il signor Van der Werf. Il signore di cui le ho parlato poco fa. Come sta? Piacere. So che lei ha un progetto interessantissimo. Oh, boh. Gli abbiamo parlato del suo progetto del canale. Il signor Morton rappresenta un forte gruppo finanziario di New York. Ah, sì, molto interessante. Ma perché non andiamo al bar a parlarne? Non trovate che sia un po' tardi per un giro di poker? Non direi, sono appena le... Che c'è? Ha perduto qualcosa? Il mio orologio non lo trovo più. È veramente strano. L'avrò lasciato in camera quando mi sono cambiato. Allora vogliamo stabilire la posta? Sì. Che massimo? Faccia lei, signora. Corriamo, presto! Il traghetto sta partendo! Siamo ancora in tempo? Se correte, sì! Presto, principessa! Ehi, ferma! Ferma un momento! Dai, saltate! Saltate, resterete a terra! Ma faccio un salto, principessa, signor Gutierrez, l'aiuti! È impossibile! E come si fa? Ma non posso lasciarvi qui da soli! Ah, attento! Ah, fuoco! Lo sapevo, il salvagente, presto! Ma è impazzito, finisce sempre nell'acqua! Tu, non ti ho fatto, avvocato! Lo sa che poteva anche affogare? Non si preoccupi, oramai sono abituato a questi bagni. E adesso che facciamo? Il traghetto è partito? Aspettiamo il prossimo. E quando parte? Tra 4 ore. Oh. Oh, tesoro, ma che fai, eh? Quello che non avrei mai pensato di fare in Brasile. Dormo! Regolare, signor direttore. Tra un quarto d'ora chiudo la cassaforte. 2. 1. Oh, ingegnere, finalmente. Si sieda qui, è l'ultimo giro. Faccia il tifo per me. 1000. Io dico 200.000. 500.000. No. Chris Didon. Full di re. Ah, non basta. Ma cosa fate? Io ce l'ho dato, mi dispiace. Sta vincendo più di 2 milioni. Se non sbaglio, in totale ho perduto 250.000 cruzeiros. A chi li devo? Li deve al signor Morton. Ah, benissimo. Mi vorrà scusare, signor Morton, non ho il libretto degli assegni. Non posso regolare subito il mio piccolo debito. No, per carità, quando più le fa comodo. Noi tre siamo pari.
Andiamo? Lei viene con noi al bar o si trattiene qui? No, immagino che l'ingegner Rebecchi abbia qualcosa da dirmi. Ho parecchie cose da dirle. Andiamo? Buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte, ingegnere. Buonanotte. Buonanotte. Ma come, io sto per 3 ore a fare un buco in mezzo al calcinaccio con una pistola in mano, rischio di farmi arrestare e voi qui a divertirvi a fare il pocherino? No, scusa Teodoro, ma questa volta Carlo ha ragione e in più hai anche perso. Eccoli qua, i due cervelli di gallina. Non avete calcolato che c'è ancora la possibilità di fare il colpo domani notte, ultima notte del carnevale. Quanto a stasera, questa partita di poker mi farà conquistare la fiducia del più importante banchiere degli Stati Uniti. Ma se non hai neanche pagato? Ma pagherò, sono un gentiluomo. Tu un gentiluomo? Che cosa c'è di tanto divertente? Posso saperlo anch'io? No, signora, è una barzelletta, la storia di 3 ladri. Che poi uno se ne va e lascia solo i 2 ladroni. E non li vedrà mai più. Per fortuna l'avevo lasciato qui. E il mio accendisigari. Vede? È incastonato di diamanti. Si tratta di un vecchio ricordo di famiglia. Arrivederci. Arrivederci. Amici telespettatori, comincia la sfilata dei pappagalli per il nostro concorso settimanale. Il primo concorrente di oggi è il pappagallo di Maracanã. Prego, signore, si accomodi da questa parte. Spero che il volatile sia in forma. Come lei sa, il suo pappagallo può vincere il premio di 500.000 cruzeiros se in 30 secondi riesce a dire questa frase: casa da bagna sempre miglior. Tempo. Parla, su. Casa da bagna. Avanti, parla. E parla, dai, amico mio, parla. Manca la casa da bagna. Tu non farmi perdere tempo. Parla, parla. Ma scalza. Ed ora il quarto concorrente, Tarata Rishimoto. Ma questo non è un pappagallo, è un avvoltoio. Lei conosce le regole del gioco, vero? Dillo. Tempo scaduto. Niente, dillo. Tempo. No. Signore, parla. Casa da bagna sempre meglio. Oh, bravo. 500.000 cruzeiros! Gentili telespettatori, questo formidabile pappagallo ha vinto il super premio di 500.000 cruzeiros! Bravissimo, complimenti! La signorina Ines da Silva? Sono io. Per lei. Grazie, metto pure là. E lì qui. Vada pure. Buongiorno. Ti manderò a prendere questa sera. Scegli il costume che ti sta meglio, Giorginio. E chi sarà? Deve essere quel tale di cui parlava Ines, quello che ha il padre che è uno degli uomini più ricchi del Brasile. Ho capito. Siamo state cattive con Ines. Certo, lei era animata dalle migliori intenzioni. A pensarci bene, in questi 2 giorni ci ha fatto fare un'esperienza interessante. Trovo che questi costumi sono molto divertenti. Faremo una magnifica figura. Sì, lo credo anch'io. Guarda questo arlecchino, ti piace? A me credo starebbe bene, vero? Siete 2 ipocrite.
Però il costume lo scelgo prima io. Che succede? Sono anni che ripeto, fate attenzione tedeschi e giapponesi. Ritorneranno come una volta a rompere le scatole a tutti. Ma che vuoi dire? Gli ho insegnato a parlare, no? Bene che ha parlato prima di lui, il pappagallo di un giapponese. Oh, andiamo, Carlo, non ti preoccupare. La tua Maria ha aggiustato tutto, sai? E cioè? Il signor Van der Werf è venuto a cercarti insieme al suo amico. Non era assolutamente arrabbiato con te, mi ha detto. Io, Carlo, lo perdono, ma deve stare attento a non esagerare. Se no, non lo farò più lavorare con me. Sono io che non voglio più lavorare con lui. Senti, non ricominciare a fare il bambino adesso, eh? Ormai il signor Van der Werf ce l'abbiamo in mano, perché gli ho fatto un grande piacere. Che piacere? Ecco, è andata così. Doveva pagare un debito di gioco. E naturalmente, da quel perfetto gentiluomo che è, voleva pagare entro le 24 ore. Le banche erano chiuse, io ho prelevato i soldi dalla cassa e gliel'ho prestati. Quanto? 250.000 No! Carlo, dove vai, Carlo? Ecco qui, sono 250.000. E temo che dovrà accontentarsi di questi biglietti piuttosto sporchi. Ma ho finito il mio libretto di assegni. Non era il caso che si disturbasse così presto. No, non è questione di disturbo. I debiti di gioco si pagano nelle 24 ore. Ah, mio caro ingegnere, la stavo cercando. Già, ho saputo che siete stati da Maria, la mia segretaria. Sì, appunto. Appunto. Signor Morton è desiderato al telefono da Chicago. Vogliate scusarmi un istante, parleremo del canale più tardi. Con suo comodo. Ah? Sta a sentire, per quest'ultima vigliaccata, cosa dovrei farti? A me niente, caro. Devi solo fare il colpo questa notte. È chiaro, no? I soldi a Maria bisogna pure restituirli. Eh già, So dance, samba, so dance, samba, vai, 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 vai. So dance, samba, so dance, samba, vai. So dance, samba, so dance, samba, vai, 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 vai. So dance, samba, so dance, samba, vai. Já dancei o triste até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Eu só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá. Só danço pa 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 pa, vai, 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 vai. Só danço pa 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 pa, vai. Tesoro, perché ancora quella faccia? E me lo domandi? Ma ti ho già chiesto scusa. Dopo la piscina sono andato a fare la sauna. Per questo non mi hai trovato. Su, divertiamoci. Se tu qui ti diverti. Sì. Magnifica festa.
ballano stretti? Stretti? Strettissimi? Lei lo sta baciando sul collo. Ah, oh, che volgarità. Presto, sia lontano, non venga. Andiamo a ballare. Ci vediamo dopo, eh? Va bene. Vieni, oh, ecco, questa era l'ultima, non ce ne sono altre. Adesso sono le 4, dobbiamo andare a casa, va bene? Beh, va bene, andiamo. Però è un vero peccato. Perché? Ragazzi, vi comunico una grande notizia. La signora Lopez con me ci sta. Ah, andiamo, va, vichingo del cavolo, andiamo. Aspetta, non possiamo andare via adesso, è una scortesia verso i nostri amici. Senti, Ricky, hai detto che siamo venuti a Rio per divertirci. Sì, cara. E allora perché non ce ne torniamo in albergo? Mi è venuto un gran sonno. Anche a me. Buonanotte. Ha sentito? Non c'è un momento da perdere. Corriamo, dobbiamo precederli. Sì. Come sei forte. La strada è quella. Sì, lo so. Hai bevuto un po' troppo, eh? No, mi gira tutto. Sono entrati nell'appartamento di lui. Bene, telefoni alla polizia. Pronto? Signorina? La polizia. Sigarette? Invidio la sua calma. Questione d'abitudine. Signorina, è urgente. Ma sì, urgentissimo. Ho aspettato tanto questo momento. Come sono stanca. Non dormire. Di là, da lì. Non qui. Come vuoi. Allora? Si sente solo la musica. Oh, forse in questo momento... Non ci posso pensare. Tu, avvocato, stia calmo. No, non posso. Non ne posso più. Principe, entriamo. Aspettiamo la polizia. Ma io me ne frego dalla polizia. Amico mio, quasi quasi si direbbe che il marito è lei. Magari. Non parlerebbe così se lo fosse. Amore mio, quanto ti voglio bene. Non dormire, tesoro. Non dormire. È libera. Bene, andiamo. Accidenti! Ci hanno fregato! Non c'è rimasto niente! Magnotto! Ma che mani in alto, imbecille, vai via! Oh, aia! Polizia! Ma che c'è? Polizia! Senza soldi! E allora come fate a indietro i soldi a Maria? Qui abbiamo perso dei miliardi e tu ti preoccupi di Maria! Direttore! Ma cosa c'è? Il fatto da urlare, se si sentono ci arrestano tutti quanti! Ma quali tutti? Il ladro sei tu! Noi siamo dei clienti! Eh? Direttore, voglio parlare col direttore! Delinquenti! È un vero scandalo! Che nessuno si muova! In questo albergo ci sono dei ladri! Dov'è il direttore? Ma signor Van der Werf, cosa dice? Dico che la camera corazzata è stata svaligiata! Non è possibile, signor Van der Werf, i sistemi d'allarme avrebbero funzionato! Qualche mascalzone li avrà interrotti! Andiamo! Allora, non sono riuscito a trovare il passepartout. Ma ci sarà almeno un cameriere? Non l'ho trovato. Cosa facciamo? E lo domanda a me, scusi. Niente, bevi un altro po' di champagne, vedrai. Nessuno ci disturberà. Avvocato, ma qui ci vuole un'idea. Chi siete? Cosa volete?
Insomma, ho chiesto chi siete. Polizia. Polizia. Sono stato invitato dal principe von Raunacher a perquisire il suo appartamento. Ma di là non c'è nessuno. Io non vedo la ragione di questa irruzione. Effettivamente la situazione è molto diversa da quella che io prevedevo. Tu puoi andare. Se cerca sua moglie, è di là che sta riposando nel suo appartamento. E io protesterò presso l'ambasciata per questo sopruso fatto a un cittadino straniero. Non alzi la voce, signor Gutierrez, perché non è proprio il caso. Io posso... Se un commissario di polizia ha il diritto di entrare così nella stanza di un cittadino... Che? Che succede? Cosa fa lei qui? Non si preoccupi, principessa, non è niente. La voce di mio marito? Ma cos'è questa storia? Sì, sì, è che suo marito ha chiamato la polizia. La polizia? Dov'è Nicky? Sì, ma non si agiti così, principessa. Non è successo niente, perché quando la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento del signor Gutierrez, lei non stava con lui perché... Io mi sono informato con lui. Stava qua. E Nicky dov'era? Vabbè, lui era solo col cameriere. Il cameriere? Bevevano dello champagne. Dello champagne con il cameriere? Signor commissario, la stanno cercando dappertutto. Hanno svaligiato la cassaforte dell'albergo. Come? Andiamo, presto. Signor commissario, e io? E lei che? Qui non si è scoperto niente. Già, non si è scoperto niente. Tutto per colpa sua. Perché mi ha fatto perdere tutto questo tempo? Io ho attraversato l'Atlantico per riuscire nel mio scopo. Volevo sorprenderla con Zina. E invece lei era qui con... Ma se le cose stanno così, perché va in giro con mia moglie, eh? Perché? Sua moglie è una donna talmente bella, seducente, affascinante, che quando l'ho conosciuta ho creduto, ho sperato di poter cambiare. Ma evidentemente non è stato possibile. Sono cose che succedono nella vita. Presto, per favore, aiutatemi! Ma è svenuta. Bisogna fare qualche cosa. Non stia lì con le mani in mano, porti del cognac. Ma non respira. Bisognerebbe spogliarla. Beh, ma come spogliarla? Sei mezza nuda. Lei non si preoccupi. Andate via, non voglio più vedervi, mascalzoni! Andate via tutti, tutti! Via, principe, ha detto di andare via, tutti! Ma perché deve capitarmi sempre la stessa storia con gli uomini? Perché devo trovare solo degli uomini così? Non tutti gli uomini sono così. No. No. Tristeza é uma coisa sem graça, mas sempre fez parte da minha canção. Tristeza se uniu à beleza que sempre existiu no meu coração. Beleza é a tristeza da flor que nasceu sem perfume, mas tem seu valor. Beleza é a tristeza da chuva num dia de sol a chorar lá no céu. Beleza é a camélia que vai enfeitar o caminho feliz. Beleza é o descanso do sol. Amore caro, ti ho aspettato tutta la notte. Spero avrai lavorato bene. Fa colazione e riposati. Io devo andare al bar. Bacioni, Maria tua. Ricorda al signor Van der Werf i 250.000 cruzeiros. Devo fare le consegne prima di mezzogiorno. Permette? Rodriguez. È il commissario di polizia. Caro signor Van der Werf, desidero manifestarle tutta la mia riconoscenza per quanto ha fatto. Senza il suo tempestivo allarme, forse non avremmo mai catturato i criminali. Perché? Vuol dire che li ha acciuffati? Ma certamente. E pensi che, oltre a tutto, noi siamo anche riusciti a recuperare la refurtiva. Direttore, ora ogni cliente dovrà fare un conto esatto dei valori depositati. È una cosa secca. Ma ora è il caso di brindare alla sua salute e, visto che è stato nostro prezioso alleato, le rivelerò un importante segreto.
Nella cella corazzata è installata una macchina cinematografica che funziona ininterrottamente nelle ore di maggior affluenza. E ha fotografato tutto? Tutto. Tutto? Tutto. Tutto. Il proiettore. Si accomodi pure, signor Van der Werf. Naturalmente abbiamo fatto sviluppare immediatamente la pellicola. Così ora da qui assisterete in tutti i particolari a ciò che è accaduto nella cella corazzata nei tragici istanti del colpo. Questo ci ha permesso di riconoscere i criminali e farli arrestare proprio mentre stavano per salire sull'aereo. Proiezione. Movimenti rapidi, molto precisi, controllatissimi. Criminali, sì, ma di indubbia classe. Idioti, smascherarsi in questo modo sono dei dilettanti. Povero signor Van der Werf, che momenti. Ammirabile, signor Van der Werf, ammirabile. Peccato che quello non siamo riusciti a prendere. L'avevo quasi agguantato, sa, ma il fatto è che era giovane, vede, e mi è sfuggito come un'anguilla. L'età, cosa volete? E adesso come facciamo? Non abbiamo più un soldo in tasca. Come torneremo in Europa? Dio solo lo sa. Anch'io lo so. Tu? Dimmi. Vieni qua. Dammi il portafoglio. Quale portafoglio? Quello che hai fregato sul tavolo del direttore. Ah, te ne sei accorto? Volevo farti una sorpresa. Imbecille. È del signor Morton. Beh? Ci sono dentro soltanto i nostri 250.000 cruzeiro. Che ce ne facciamo? Prendiamo due biglietti in classe turistica. Io non viaggio in classe turistica. Oh, beh, allora... Ah! Senti, perché siamo tornati qui? Aspetta e vedrai. Hai avuto una delle tue trovate per migliorare la nostra situazione finanziaria? Ti ho detto aspetta e vedrai. Buongiorno, cara signorina. Buongiorno. Sono venuto a restituirle i 250.000 cruzeiros che lei così gentilmente sta buono, che lei così gentilmente mi aveva prestato. Oh, grazie, ma non doveva disturbarsi. E come sono andate le cose, bene? Lei non ha visto Carlo? No, quando sono uscita non era ancora rientrato. Aveva ragione Oxossi. Le cose sono andate come dovevano andare. Male. Te lo dicevo io, andiamo via, andiamo via. Hai visto? Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di cambiarci. Ma se non lo tenevo su con altre lezioni fino a che hanno portato Rossi... Ah, eccola qua, è finita nella mia valigia. Presto, presto, per favore. Abbiamo soltanto mezz'ora per arrivare all'aeroporto. Che mezz'ora? Io se non mi presento al controllo fra 20 minuti sono licenziata. No, non ti preoccupare, cara. Ormai siamo così esperte di negri e ammalati che possiamo fare le suore lezionarie. Non mi farebbe male, eh? Invece di pensare ai balli. Però guidano bene in Brasile, eh? Sei felice? E me lo chiedi?
Vedrai com'è bella la villetta che ho affittato a Capri. È formidabile. Non c'è niente. Né piscina, né campo da golf, né campo di polo, niente. Non c'è neanche la luce elettrica. Se i signori vogliono seguirmi, sì, prego. Andiamo, tesoro. E adesso? La inseguirò, come al solito. Ma questa volta credo di farcela. Quell'avvocato ha temperamento. Non è come noi. Già. Vedi, Raymond, io ho meditato molto su quanto è accaduto. Ma Teodoro, ormai quello che è fatto. No. Se quei maledetti peruviani si fossero messi d'accordo con noi, avremmo agito in due gruppi diversi. Loro avrebbero fatto il colpo e ci avrebbero passato il malloppo. Sarebbe stato perfetto. Aspetta, mi è venuta un'idea meravigliosa. Il prossimo anno ci rimettiamo in contatto con Carlo e siamo tre. Poi formiamo un altro gruppo di tre e torniamo tutti e sei dal santone della Macumba, che durante il colpo ci può essere utilissimo.